10 anni intensi in cui abbiamo deciso di aprire il palazzo che ormai si è trasformato in una vera e propria piazza pubblica di Bergamo. In questi 10 anni abbiamo tenuto qui circa 40 esposizioni, 44 per la verità, esposizioni d'arte sul territorio, oltre 30 localizzate in posizionamenti diversi e 6 mostre itineranti con 35 eventi, quindi grosso modo un centinaio di eventi con cui abbiamo promosso l'arte e la cultura a Bergamo e non solo. La Sala Consigliana è una sala di restauro, 30 capolavori fino ad oggi passati, da Lotto a Moroni, da Palma il Vecchio, adesso a Cavagna con 3 bellissime opere del Cavagna in stati diversi di restauro e non ultimo un Paris Bordon di Louvre che merita assolutamente di essere verificato. Qui i restauratori lavorano quotidianamente, qui possono essere visitati i dipinti visionati in corso d'opera e poi mostrati al pubblico quando il lavoro è completato. Abbiamo voluto dare proprio una impostazione didattica per cui gli stati di avanzamento vengono periodicamente visitati dai nostri interlocutori. La prima mostra di apertura vera del palazzo con catalogo gratuito, con visite guidate, fu nel 2006 con un omaggio a Baschenis. Erano 10 dipinti bellissimi di collezione privata, facemmo un boom, 2500 visitatori. Da allora decidemmo di intensificare la nostra attività ed ora i visitatori nei nostri biodispositivi passano abbondantemente i 15.000. Quindi per celebrare questo bellissimo evento abbiamo pensato di raddoppiare Baschenis, non più 10 dipinti ma 18, ma soprattutto la presenza di alcuni inediti e del famosissimo Trittico agli Ardi che vedete alle mie spalle, un'opera che a Bergamo fu vista nel 1996 e poi ora viene riproposta alla nostra cittadinanza. Il prossimo obiettivo sono alcuni eventi di grande portata. A ottobre avremo 2 restauri di Moroni assolutamente clamorosi, una ultima cena di Romano di Lombardia e il politico di Fiorano e poi una mostra di un grande autore bresciano, dovrebbe essere Moretto, se riusciamo a ottenere i prestiti. Quindi stiamo già lavorando per il 2016 e anche per alcune cose importanti nel 2017. Un visitatore si può fare l'idea di chi era Baschenis, come dipingeva, la sua abilità nel contraffare le cose naturali, la sua abilità nel operare all'interno di un genere che sostanzialmente inventa lui, che è quello del ritratto dello strumento musicale, e attraverso una serie di dipinti tutti molto notevoli. Credo che sia sempre utile conoscere il proprio passato. Questo è un pittore che è vissuto nel 600 e che è stato grande nel suo secolo, è stato collezionato moltissimo, conosciuto in molti stati italiani, quindi al di fuori, diciamo così, della Serenissima, che era il luogo in cui lui abitava e operava, e poi è stato collezionato poi anche nel corso di tutti i secoli successivi. Uno dei fatti che lo rende straordinario è questa grande abilità di tradurre il reale e renderlo verosimigliante. Questo è forse l'aspetto più notevole che lo rende ancora interessante oggi.